si è rifatta in senno 4 volte, ha problemi patologici, Nuccitelli a gamba tesa su Carina Cascella. Asia Nuccitelli ha pubblicato su Instagram, per poi rimuoverli, una serie di foto e video indirizzati a Carina Cascella, sua nemica giurata in TV. Dopo gli scontri avvenuti a più riprese tra le due nelle trasmissioni condotte da Barbara D'Urso, la figlia di Antonella Mosetti rilancia con quello che sembra essere un vero e proprio affondo ai danni dell'ex opinionista di Uomini e Donne. Vi sembra una cosa normale che una donna di 40 anni metta le foto da ficon sotto la didascalia contro una ragazza di 21 anni che potrebbe essere la figlia? Vorrei aiutarle queste donne, ma non ho tempo. Forse essersi rifatta in seno 4 volte ha portato a problemi patologici? Potresti provare a rifarlo una 5ª volta e vedere se così si sistema anche il resto. Carina, riprenditi per favore, fallo per te, perché se non mi nominassi, non saprei nemmeno della tua esistenza. PS ha sempre affermato che sono rifatta, quasi mostruosa, ma dietro le quinte si è complimentata per la mia bellezza. Carina Cascella non replica. La Cascella, sebbene sia stata messa al corrente dai suoi followers sui social dei video postati dalla Nuccitelli contro di lei, ha preferito non replicare. È probabile, però, che abbia conservato i colpi in canna per una delle prossime domeniche, quando entrambe saranno ospiti di Domenica Live. Lo scontro a Domenica Live. È proprio dalle trasmissioni condotte dalla D'Urso che nasce il livore tra le due. Carina non ha mai nascosto di trovare esagerati gli interventi di chirurgia estetica praticati da Asia, che ritiene l'abbiano snaturalizzata al punto da farla sembrare finta. Asia non ha mai incassato di buon grado, facendo l'elenco dei ritocchi praticati e spiegando di essersi solo concessa qualche miglioramento. L'intervento di Antonella Mosetti. Antonella Mosetti è intervenuta a difesa della figlia a più riprese. Già in passato postò sui social un video in cui attaccava la Cascella, invitandola a occuparsi di questioni più interessanti e a lasciare in pace sua figlia. Anche domenica scorsa, sempre dalla D'Urso, l'ex ragazza di Non è la Rai ha difeso a spada tratta Asia da chiunque osasse criticarla.